trasmissione di YouTube, eccetera, le conversazioni del 18 a cui non ho potuto partecipare. Questo è un modo per valorizzare questo ambiente molto più concreto e importante che non vedremo anche in altri tipi di intervento. È uno dei modi per collocare la vostra esperienza all'interno di un sistema più ampio. Ho visto, ho sentito appunto le osservazioni che hanno fatto i relatori la volta scorsa e ho come l'impressione che dalle idee ancora interessanti di dire Piro, dalle chiacchiere, insomma, bisogna cominciare un po' a scendere, non dico ai numeri, ma alle modalità concrete di impostazione di un piano di sostenibilità per il territorio, di costruire le sinergie territoriali a partire dalle visioni del territorio. I termini sono stati presentati prima dall'assessore, ci sono tutti. Adesso si tratta di capire come appunto entriamo nel merito di attività concrete che possono implementare quell'idea di sostenibilità più o meno decrescente, qui un po' discutere finché vogliamo, ma ricordo lo stesso Maurizio Pallante, che è uno dei sostenitori d'Italia di questa linea, che dice: vedi, non è che sono per cambiare i nostri usi e costumi, tornare a mettere la maglia di lana, il maglione invece del riscaldamento. Ho in mente però appunto che buona parte del nostro futuro sarà fatta di interventi sull'efficienza energetica, per esempio sul risparmio. Mi diceva inutile mettere pannelli fotovoltaici su strutture che sono colabrodo, prima bisogna tappare i buchi, in realtà che le dispersioni vengano contenute, poi allora anche l'aggiunta di nuove fonti di energia può diventare sostenibile, eccetera. Quindi, come dire, sul modo in cui entrare nel vivo possiamo discutere. Io presenterò adesso i relatori e un'immagine che magari ci rimane per qualche minuto alle nostre spalle, che può rappresentare i diversi assi su cui dobbiamo intervenire. Qui abbiamo Angelo Cavazzana, che è direttore di tecnico Technical Operation di CM Industrial, che è una struttura qui di Schio che si occupa di innovazione tecnologica collegata a una rete internazionale. Giovanni Franco invece, che è responsabile area sviluppo e innovazione di Sogesca SRL, una società che da moltissimi anni opera nel campo degli interventi ambientali e proprio anche dei piani territoriali, e Antonio Girardi, vicepresidente e direttore della Fondazione Giacomo Rumor, che tutti conoscete, Centro per la Produttività di Vicenza, e in questo caso rappresenta anche una delle strutture già esistenti in questo territorio, che è Demotech, che ovviamente si occupa di innovazione con ICM, sono anzi di Ripetai, se non ricordo male, nello stesso edificio, e conoscono questa realtà sia Demotech che ICM meglio di quanto non la conosca io. Allora, per darvi un'immagine, per provocare la discussione, io volevo richiamare, vediamo se funziona, richiamare un'immagine che individua gli assi su cui si può lavorare in un territorio per avviare il territorio sulla strada della sostenibilità. Vedete, c'è una sigla in alto in questo foglio che è CIS, Comunità Integrata Sostenibile e Sicura, che è una sigla inventata dai comuni di montagna con i quali sto collaborando da qualche anno, per ripensare il modo di gestire i territori che hanno più alberi che anime, come sono territori più vicino, voi conoscete meglio di me. L'idea che ai comuni di montagna è venuta è la seguente: visto che noi abbiamo in custodia una serie di risorse importanti, soprattutto biomasse, ma anche paesaggio, territorio di valore per conto dei cittadini, non solo per conto nostro, pensiamo all'acqua, alle iniziative che si deve fare per contenere la massa d'acqua che si scarica poi a valle, no? E quante poche risorse ci sono per fare questo mestiere. Allora, come possiamo appunto approcciare i problemi di sviluppo del nostro territorio da un'ottica di sostenibilità, e quindi dando il nostro contributo di custodia di questi beni preziosissimi, ma dall'altra parte trovando asse per asse di quelli che sono qui indicati le risorse che servono per fare gli investimenti. Quindi possiamo darci degli obiettivi, degli strumenti di rating che ci consentano non solo di piantare sul nostro territorio una bandiera verde equivalente alle bandiere blu che
Lega Ambiente mette nelle spiagge italiane, ma che diventi anche un sistema di rating da far valere nei confronti delle istituzioni o degli investitori che vengono dall'esterno. Ecco, gli assi su cui stiamo lavorando sono questi, quindi poi io li nomino, ma la domanda che pongo ai nostri interlocutori e poi agli altri che sono qui presenti è che cosa si può fare per segnare, diciamo, una baseline su ciascuno di questi assi che costituisca, no, il punto di partenza per migliorare la qualità del territorio, per valorizzare le risorse esistenti, come si fa anche poi a definire gli investimenti, definire un record, un rating degli investimenti e fare delle misure sul miglioramento della situazione in via più o meno decrescente, come si diceva prima. Gli assi che abbiamo finora individuato, vedete qui, sono da un lato, ovviamente parlando di territorio, insomma, questi territori di foreste, abbiamo la possibilità, abbiamo un governo integrato e certificato le risorse forestali, questi boschi sono certificati PFC o FSC, adesso non ricordo esattamente, ci sono degli interventi per utilizzare le risorse, per fare in modo che queste risorse boschive producano, assorbano CO2, non producano CO2, siano una risorsa coltivata come si faceva una volta, in maniera tale che svolgano la loro funzione non solo di presidio del territorio ma di fornitura di risorse per il territorio, di biomasse di vario genere. Abbiamo un governo integrato e certificato delle risorse agroalimentari presenti in questo territorio, abbiamo un governo integrato e certificato delle risorse idriche, si fanno qui gli investimenti che possono in futuro prevenire, magari in accordo con le città, i costi che derivano dalle regioni, da quello che abbiamo, si fanno, non si fanno, riusciamo a misurare, riusciamo a negoziare con i responsabili, cioè con tutti i cittadini coinvolti, siamo in grado di misurare la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, il turismo, la sostenibilità dei percorsi turistici, dell'offerta turistica che proponiamo, quanto slow riusciamo ad essere, c'è una scala di misura lungo la quale andare a definire il miglioramento della qualità dell'offerta turistica in questi territori, costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio, qui no? Abbiamo dei piani regolatori, abbiamo degli strumenti per indirizzare anche dal punto di vista della certificazione degli interventi gli operatori locali, dagli idraulici ai costruttori, verso sistemi di edilizia più sostenibili, cioè, abbiamo questi strumenti, possiamo misurare l'impatto di questi strumenti sul costruito, così pure sull'efficienza energetica, sullo sviluppo sostenibile delle attività produttive. Ieri parlavo con dei conciari che, come sappiamo, sono un po' lontani da qui, ma hanno problemi enormi dal punto di vista energetico e ambientale, e parlando con uno dei principali operatori diceva, stavamo camminando lungo la struttura anche modernissima dell'impianto, cioè, avessi adesso con il senno di poi, il senno post 2008, no, tempo e risorse, questo stabilimento lo rifarei completamente, non solo per la gestione del ciclo dell'acqua, ma anche dal punto di vista dei costi dello spostamento dei semilavorati da una parte all'altra, lo farei su più piani, rivenderei. Allora, diciamo, quanto siamo in grado di ripensare le aree industriali, quanto siamo in grado di valorizzare, cinesi o non cinesi, il patrimonio urbanistico, il patrimonio che abbiamo, quanto vale un capannone? Riusciamo a disegnare, oltre alle ville, anche i capannoni in maniera tale che abbiano un valore a prescindere da quello che ci facciamo dentro? E via di questo passo, gestione dei rifiuti, ovviamente la filiera dei rifiuti va completamente ripensata se vogliamo essere più sostenibili, sicurezza, coerenza generale fra gli investimenti sulla sostenibilità energetica e ambientale e i processi di innovazione. Ecco, sono assi lungo i quali, questa è la domanda che io rivolgo a tutti i partecipanti, lungo i quali è possibile non solo fare dei ragionamenti dal punto di vista dell'innovazione, ma probabilmente è possibile anche lungo ciascuno di questi assi arrivare a definire dei standard, dei sistemi di misura che consentano alle amministrazioni di darsi degli obiettivi e di misurare lo stato di avanzamento del territorio lungo questi obiettivi. Come si fa? Poi nella discussione credo che con il contributo di tutti possiamo anche fare degli esempi, entrare nel merito e cominciare a impostare un ragionamento magari
su questo territorio dell'Alto Vicentino, cominciando ecco, a identificare gli interlocutori, i numeri, i progetti che si possono mettere in piedi da oggi in avanti. Quindi poi il taglio è quello di continuare a chiacchierare, ma cominciando ad avvicinarci agli strumenti operativi. Io lascio la parola adesso a, scusa il nome di battesimo, ad Angelo Capazzano.